se ancora non c'è Gabri Ponte, poche foto perché ci sono molti copyright, vediamo cosa riusciamo a fare. Purtroppo non possiamo neanche filmare direttamente il concerto, queste sono le ultime novità che ci hanno imposto dai organizzatori, da chi praticamente affianca la prima. Quindi ci hanno dato delle impostazioni che non possiamo dare. Un quarto d'ora dovrebbe cominciare il concerto, dovrebbe essere Gabri Ponte. Aspettiamo Stefano che si è perso, che dovevo stessi adesso, eh? Pronti? Sono le donne! Uomini! Adesso tutti! Nera! Strapieno. Aspettando Gabri Ponte. Sto gasando anch'io, ragazzi. Ah, ma mi sembra che c'è anche la figlia del mio collega. Adesso devono cantare solo le mamme. Papà! E adesso papà, figli, mamma, mamma, tutti, vai! Vorrei sentire anche la voce maschile però, eh? Su, su! Come on, 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 come on
inquadreremo solo la piazza per Capriponte, perché sono i copyright e ci hanno detto che non possiamo inquadrare. Stefano, devi venire al backstage, vieni. Aspettiamo ancora. Dopo di me chi ci sarà? Gabri! Che piazza che c'è qua. Introduco io? Facciamo un bel applauso al presidente del comitato organizzativo di questa bellissima serata, Francesco! Io non so chi è lui, cioè lo conosco, ma in realtà ho sparato così, no? Va bene, non sei il presidente? Prova, sì, va bene, ma con me sono presidenti anche due persone che adesso chiamiamo. Vai, chiamiamole, con l'applauso loro, con l'applauso! Adesso le chiamiamo tra un attimo. Grazie, grazie Nicola. È bello essere presidenti, Beh, hai visto gli applausi quando sei entrato? In questo caso, insomma, ci rivediamo tra poco. Allora io vado avanti? No. Ci vediamo tra poco, adesso introduciamo la serata. Ok. E poi ti richiamiamo naturalmente allora più io tardi. Vado. Ciao, ci vediamo dopo. A dopo. Questo urlo mi sembra un po' basso, riproviamo. Buonasera Arconate! Ci siamo, benvenuti al concerto di Capriponte per la festa patronale di Arconate. Io vi ringrazio, siete tantissimi, organizzare questo concerto, permettetemi di dirlo, è stata una fatica, ci hanno imposto ogni misura possibile e immaginabile, ma noi vi ringraziamo perché vi siete comportati benissimo, avete portato pazienza. Ma permettetemi, prima di chiamare sul palco due persone, di fare un ringraziamento naturalmente a tutte le persone che hanno collaborato con noi per l'iniziativa, ma in particolare ai carabinieri di Legnano e di Busto Garolfo, coordinati dal capitano Cantarella. Facciamogli un applauso perché è bravissimo e ci ha aiutato immensamente. Chiamo sul palco con me il consigliere comunale Alessandro Torretta. Voglio sentire un urlo, Arconate, un urlo per Capriponte. Benvenuti, benvenuti, siete tantissimi, siete bellissimi e grazie davvero per essere qui. Ora fatemi fare due ringraziamenti, il primo innanzitutto ai nostri volontari, più di 50 persone, voglio sentire un grandissimo applauso da parte di tutta la piazza di Arconate ai volontari, grazie! Volevo anche ringraziare naturalmente gli sponsor della serata che hanno sostenuto economicamente la nostra iniziativa. Un secondo ragazzi, la polizia locale, la protezione civile di Busto Garolfo e un urlo per Tony Zoppi che ha costruito questo palco. Chiamo sul palco la mitica, inimitabile Federica Bravettoni. Un applauso Federica! Ora chiamo qua sul palco con noi il primo
e ha pagato anche il cachet, no? Di Gabri Ponte, perché non è bassissimo. Ragazzi, buonasera a tutti, amici! Ciao! Siete gli organizzatori, siete tantissimi! Qualcuno mi ha detto quasi 3.000 persone, ma tanti stanno ancora arrivando. Grazie! Grazie per la vostra presenza questa sera. Questi ragazzi hanno ringraziato un po' tutti, è giusto ringraziare tutte le persone che con noi hanno contribuito a realizzare questa serata, ma io credo che l'anima di questo concerto, di questa festa, siano proprio loro tre, Federica, Alessandro e Francesco. Un applauso per loro. Grazie. Davvero hanno superato un sacco di difficoltà, però siamo qui stasera, è bello stare qui insieme a tutti voi. Qualcuno mi ha criticato perché salgo in palco in maglietta e jeans, loro sembrano impresari delle pompe funebri, ma fa niente, insomma, meglio io, dai. Ragazzi, buon concerto, divertitevi, state tranquilli, è un gran divertimento. Grazie! Allora, richiamiamo sul palco ancora per qualche minuto in attesa di Gabri Ponte, che è qui, sta arrivando il nostro mitico, lo accogliamo con un urlo, DJ Panico! Panico! Ragazzi, in diretta non possiamo andare più di 3 minuti, quindi faremo 3 minuti di diretta, poi ci gireremo verso il pubblico. Ci dispiace di questo inconveniente, ma è lo staff proprio di Gabri Ponte che ha richiesto questo. A minuti arriverà Gabri Ponte, vediamo se riusciamo a beccarlo mentre che arriva, facciamo così, dai, vediamo un po' se riusciamo a beccarlo quando arriva, non ne sono certo. Qualcuno è saluto sul palco. Se siente caliente, salta!
bocca, non lo so, non so perché. Infatti mi sembra che a me è molto strano. Se siente caliente, se siente caliente, se siente caliente, le quiero ver, se siente caliente, cantiamo insieme. Mira la cosa, ragazzi, siete in tantissimi, vediamo di aggiungere ancora una cinquantina di persone, mi fa piacere, grazie mille di essere in diretta con me, finché posso. Far vedere Gabri Ponte lo faccio, ma ci sono delle restrizioni che lo staff ha imposto a noi giornalisti, tra virgolette, noi blogger e anche ai giornalisti con le foto. Sta arrivando a minuti e qua, forse sta arrivando, vediamo se riusciamo a leggere. Stefano lo vede solo in mezzo ai carabinieri, perché lui doveva essere un ufficiale dei carabinieri. Beh, torniamo di là. Ragazzi, ritorniamo là immediatamente. Però è un po' una cavolata. Oh ragazzi, posso? Ci abbiamo qua il Silvio Mattino, lo becco proprio. Silvio, ciao Silvio, dici qualche parola, dai. Jimmy, è incredibile che la piazza è strapiena. Ancora arrivando 60 live, non so come sei abituato a te, ci abbiamo 60 persone live, quindi l'evento è molto sentito. No, è incredibile, stanno ancora arrivando persone, c'è ancora capienza, ma il colmo di questo concerto ha rischiato di saltare per il piano sicurezza e se si fa veramente tutto vero di Francesco, Federica, Alessandro che ci hanno creduto fino in fondo. E credo che anche loro si meritino un po', dopo aver tanto lavorato, di godersi questo momento. Comunque è pazzesco questa sicurezza che c'è intorno a questi eventi. Sì, c'è da dire che in questi anni è molto complicata la questione sicurezza. Dopo Torino poi sono diventati tutti molto più attenti, quasi paranoici. E i comuni purtroppo si devono adeguare, qualcuno si è lamentato, ma bisogna portare pazienza. Anche noi giornalisti abbiamo fatto il barco come tutti. Allora, Silvio, io direi di divertirci fino alle 11 quando rimarrete come i ponti, poi comunque ci incontriamo, E poi facciamo promesso un altro live dopo, okay, per dire com'è andata. Ok, ciao ciao Silvio, ciao ciao, grazie. Ciao a voi. Ciao ciao. Ospite Silvio Mattioni, che è il ormai consueto ospite del nostro forum. Però vabbè, stasera la cosa principale è Gabri Ponte, quindi che dovrebbe arrivare. Ma stavo parlando con il fotografo, un mitico fotografo che ci spasserà qualche foto, professionista manetta, quindi bisogna anche poi là. Ragazzi, vi ricordo che Gabri Ponte è qua per la festa padronale. Non ha detto quella? Come on!
ancora tutti, signori. Vi state divertendo? Cosa? Dimmi. Allora, lui è il fotografo, quindi arriveranno delle foto pazzesche. Sì, le compreremo da altri fotografi, non è un problema. Avete già capito, qua ci stiamo divertendo. Allora, andremo a sentire l'urlo se ci siamo. Uno, due, tre, urlo! Chi vuole può interagire con noi, la risposta è assicurata, almeno che non arriva Gabri Ponte, è un po' incasinato. Ragazzi, siamo in 70, 68 adesso, quindi dai, arriviamo a 100, dai ragazzi, forza. Va che piazza! Possiamo dirlo, Arconate centro di Europa. Beh, si fa desiderare sto Gabri Ponte, eh. Ragazzi, faremo vedere il più possibile Gabri Ponte, ovviamente ci sono delle restrizioni, ma noi ce ne pregheremo un pochettino, ovviamente non possiamo esagerare perché potremmo andare incontro delle, diciamo così, delle restrizioni un po' in futuro. Gabri Ponte è già arrivato, lo aspettiamo solo sul palco, penso che in minuti sarà giù. Seguitemi! Up! Down! Su! Giù! Su! Giù! Su! Giù! Su! Su! Giù! Giù! Su! Su! Giù! Giù! Santa! Interrompiamo la diretta con Gabri Ponte, iniziamo una nuova diretta perché ci sembra anche un po' dai, così rifacciamo un'altra diretta con Gabri Ponte o continuiamo, ditemelo voi. Ma siete in 70 collegati, allora facciamo così, rimango collegato e
cominciamo con Gabri Ponte, poi vediamo se riusciamo ad andare avanti. Saremo ancora un 10 minuti in diretta, poi dovrò scollegarmi per fare qualche foto. Ci scendo per un po' perché già qualcuno si è lamentato che non vede niente e dopo risaliamo ancora, ok? Facciamo un bel volo musicale! Il 30 luglio! Il centro della musica! È ad Orconate! Allora 60 ragazzi, dovevamo arrivare a 60, invece siamo a 60. Allora ragazzi, interrompiamo la diretta per fare qualche foto, ci ricolleghiamo appena sale Gabri Ponte, ok? A fra pochissimo.